Oggi ci troviamo alla Fiera di Roma, dove da anni si svolge una manifestazione dedicata al mondo manga e al mondo cosplay. Seguiteci su Web TV Studios. Ciao! Ciao, qui oggi abbiamo trovato con noi il cosplayer internazionale Leon Kiro, che però veramente si chiama? Leon Kiro. Si chiama così. E tu lo fai per lavoro, per hobby? Prima di tutto questo hobby, passione artistica, nasce appunto come hobby e passione artistica. Il bello è stato poi quando il tutto si è collegato con il mondo del lavoro, con le case produttrici di videogiochi, con brand, stand, Aromix. È tutto un discorso che poi va a collegarsi con il mondo del lavoro. Rimane pur sempre un hobby e un divertimento, dando priorità agli studi, al lavoro vero, perché la vita fuori è un'altra. Da quanto fai questo mestiere o da quanto coltivi questa passione? Sono tecnicamente 3 anni e mezzo che sono in questo mondo ed è stata una delle scoperte più belle che abbiamo mai fatto nella mia vita, soprattutto a livello artistico e a livello di arte proprio, di espressione artistica. È la prima volta che partecipi a Romix? No, è il mio 4° anno a Romix. Quest'anno sarò tutti e 4 i giorni presso lo stand Legend Icon, che potete vedere alle mie spalle. E vedrò un attimo se quest'anno riuscirò a salire sul palco del Romix e fomentare un po' il pubblico come si deve. Noi vi facciamo il nostro in bocca al lupo, continuateci a seguire su Web TV Studios. Ciao! Web TV Studios, tanto fomento e mi raccomando, seguitevi. Abbiamo trovato gli Umbrella Corporation dal gioco e poi successivamente nel film Resident Evil. Qui con noi abbiamo Andrea, Marina, Colino, Jacopo, Roberto, Elio. E come potete vedere, questi due mostri che sono qui davanti a noi. Parlerò con lui per comodità. Da quanto tempo coltivate questa passione? Noi come gruppo ci siamo conosciuti a Romix scorso e prima abbiamo separati, insomma, poi ci siamo conosciuti, abbiamo unito le nostre passioni, abbiamo creato un gruppo molto unito sia nel cosplay che anche soprattutto al video. Quindi per voi questo è il primo anno che partecipate a Romix? No, è il secondo Romix. Ah, ok. E lo vedete più come un lavoro o come una passione? Come passione deve rimanere tale, nel momento in cui cosa come lavoro significa che va al di fuori, più che altro è una passione. Ok, e secondo voi invece questa manifestazione, che comunque raduna un sacco di giovani ogni anno, è positiva per far conoscere questo mondo comunque al di fuori oppure è una cosa che è fine a se stessa? Ma secondo me è positiva, perché in Italia purtroppo c'è molto, posso usare il termine, bigottismo nel mondo cosplay, quindi questo evento che si fa ogni anno dà molto risalto al mondo cosplay e cerca comunque di metterlo, di farlo conoscere alla gente. Va bene, se volete trovare gli Umbrella Corporation veniteci a trovare alla Fiera di Roma. Un saluto da Web TV Studios, ciao! We'll be right back.
oggi con noi abbiamo Sailor Cosmos, che in realtà si chiama Sabrina. Sabrina, da quanto coltivi questa passione o lavoro? Dal 2009. Quindi non è la prima volta che sei a Romix? No. E cosa pensi di questa manifestazione che comunque raggruppa vari giovani e fa crescere la conoscenza dei manga in modo internazionale? Secondo me è un evento che appunto unisce tutti noi, sia cosplayer che non. Comunque avvicina anche dei ragazzi che vogliono iniziare questo percorso di cosplay anche per hobby, non solo per lavoro. E infatti c'è sempre visto un sacco di gente, è una cosa che a me piace, sia Romix che tutte le altre fiere. Se volete trovare Sailor Cosmos, veniteci a trovare alla Fiera di Roma. Ciao da WebTV Studios! I thought about it for a moment.
women are right. But here in the nation they call us the civilized tribe. Thought about it on and on. We declared war.